Carissime amiche e amici, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore: l'eleganza senza sforzo. Come essere una donna di classe anche in jeans e t-shirt. Eccovi. Analizzeremo alcuni punti importanti per capire bene come sapersi comportare e come comportarsi da persona, da donna per bene. Come sapete, io credo che l'eleganza non sia un privilegio riservato a poche, ma un modo di essere che può essere coltivato da tutte le donne, indipendentemente dall'età, dalla provenienza sociale o dal livello di istruzione. L'eleganza non è un accessorio da sfoggiare solo nelle occasioni speciali, ma è un modo di essere che si manifesta in ogni aspetto della vita. Una donna di classe si distingue non solo per il suo portamento impeccabile e il suo gusto raffinato, ma anche per la sua gentilezza, intelligenza e indipendenza. Essere una donna di classe significa, vediamo i primi punti. 1. Coltivare la propria mente. Nutrire la propria intelligenza è fondamentale per sviluppare una personalità ricca e interessante. Leggere, informarsi, viaggiare, confrontarsi con persone diverse aprono la mente e arricchiscono il bagaglio culturale. Una donna di classe ama imparare e non ha mai paura di mettere in discussione le proprie convinzioni. 2. Punto numero 2 è essere indipendenti. Una donna di classe non dipende dagli altri per la sua felicità o il suo successo. È capace di badare a se stessa, di prendere le proprie decisioni e di raggiungere i suoi obiettivi con le proprie forze. L'indipendenza non significa essere sole, ma piuttosto essere libere di scegliere la propria strada e di vivere la propria vita secondo i propri valori. Il punto numero 3 invece è essere gentile e altruista. La gentilezza è un tratto distintivo di una vera donna, di una donna di classe. Una donna di classe è sempre pronta ad aiutare gli altri a fare del bene e a diffondere positività. È generosa con il suo tempo, le sue parole e le sue azioni, dimostrando empatia e compassione verso chi la circonda. Il punto numero 4 invece è comunicare in modo efficace. Infatti, saper esprimere i propri pensieri e sentimenti in modo chiaro, conciso e assertivo è fondamentale per costruire relazioni positive e raggiungere i propri obiettivi. Una donna di classe è un'ottima ascoltatrice, sì, in effetti sì, perché sa gestire i conflitti in modo costruttivo ed è sempre rispettosa degli altri, anche quando esprime la propria opinione. Il punto numero 5 è invece mantenere una postura eretta, sicura di sé. Il linguaggio del corpo è importante quanto le parole che diciamo. Infatti, una donna di classe cammina a testa alta, con le spalle indietro e un passo deciso, trasmettendo sicurezza in se stessa e rispetto per gli altri. La sua postura impeccabile è un segno di eleganza e raffinatezza. Il punto numero 6 invece è quello che la donna per bene o di classe è di classe. Parla con gentilezza e rispetto. Il tono della voce è sempre pacato, è sempre buono, non alza mai la voce, ha sempre una tonalità elegante. Quindi una donna di classe usa sempre un linguaggio educato e rispettoso, anche quando è in disaccordo con qualcuno. Evita di urlare, come vi dicevo, insultare o addirittura usare un linguaggio volgare. La sua gentilezza e il suo rispetto per gli altri sono un segno di educazione e di intelligenza emotiva. Invece il punto numero 7 è quello di essere puntuale. Rispettare il tempo degli altri è un segno di riguardo e di organizzazione. Una donna di classe è sempre puntuale agli appuntamenti e alle riunioni, dimostrando affidabilità e serietà. Il punto numero 8 invece è che la donna di classe è umile. Una donna di classe non si vanta dei suoi successi, delle sue ricchezze, no, assolutamente no. È consapevole dei propri limiti e sa apprezzare i successi degli altri. La sua umiltà è un segno di maturità e intelligenza. Il punto numero 9 invece è prendersi cura di sé. Una donna di classe dedica del tempo a prendersi cura di se stessa, sia fisicamente che mentalmente. Mangia in modo sano, fa esercizio regolarmente, si concede momenti di relax e si dedica alle attività che più le appassionano. Prendersi cura di sé significa essere in armonia con il proprio corpo e la propria mente, condizione fondamentale per trasmettere benessere e positività anche agli altri. Scusate. Invece il punto numero 10 è
curare il proprio stile. Anche se non è necessario indossare abiti costosi o firmati, una donna di classe cura il proprio stile con attenzione. Sceglie capi di qualità che valorizzano la propria figura. Predilige colori neutri e linee classiche e aggiunge un tocco personale con accessori raffinati. Il suo stile è sempre impeccabile, ma mai ostentato. Essere una donna di classe non significa seguire delle regole rigide o sforzarsi di essere qualcun altro. Significa piuttosto coltivare la propria personalità, valorizzare i propri punti di forza e vivere la vita con autenticità e consapevolezza. Ricordati però che l'eleganza è un modo di essere che irradia dall'interno quando ti senti sicura di te stessa. Gentile e indipendente, la tua classe traspare in modo naturale anche in jeans e t-shirt. Quindi, oltre a questi consigli generali e alcuni suggerimenti specifici su come essere eleganti in jeans e in t-shirt. Scegli jeans ben tagliati che ti valorizzino comunque la figura, evita jeans troppo larghi o troppo stretti e preferisci modelli classici, soprattutto blu scuro. Abbina i jeans a una t-shirt semplice e di buona qualità. Scegli un colore neutro come il bianco, il nero, il grigio oppure un colore pastello. Aggiungi un tocco di eleganza con una bella giacca nera, grigia e un capo versatile che comunque scusate, la giacca è un capo versatile che potete indossare in diverse occasioni. A questo punto puoi completare il tuo look con accessori minimal, come una collana sottile, un paio di orecchini o un orologio. Indossa scarpe comode, ma allo stesso tempo chic. Un paio di ballerini, di ballerine. Un paio di ballerine, mocassini oppure delle scarpe bianche, scarpe da tennis semplicissime e bianche e sono sempre un'ottima scelta. Insomma, cosa dire ancora? Con un po' di attenzione ai dettagli e un pizzico di buon gusto potrai essere elegante anche in jeans e t-shirt. Ricorda, l'eleganza è un atteggiamento, non un abito. Se ti senti sicura di te e a tuo agio in ciò che indossi, trasmetterai automaticamente eleganza e raffinatezza. Quindi nel video di oggi vi ho svelato i segreti per essere una donna di classe anche nelle situazioni quotidiane. Vi ho parlato dell'importanza di coltivare la propria mente, di essere indipendenti, gentili e altruiste, di comunicare in modo efficace, di mantenere una postura eretta e sicura di sé, di parlare con gentilezza e rispetto, di essere puntuali, di essere umili e di prendersi cura di sé. Vi ho anche dato alcuni consigli pratici per essere eleganti con un semplice jeans e una t-shirt. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia ispirato a coltivare la vostra eleganza senza sforzo. E ricordate di leggere il mio blog per scoprire altri consigli di stile e seguirmi sui social. Per rimanere sempre aggiornate, troverete tutti i link in bio. Non dimenticate di lasciare un commento qui sotto e di condividere questo post con le vostre amiche. Grazie, grazie mille, vi abbraccio, a presto!